Buon pomeriggio a tutti. Mi alzo un attimo così faccio la premessa così. Allora, intanto sono felicissima di stare in questa bellissima cornice del Festival Francescano che ho apprezzato tantissimo. Sono 150 eventi, ma soprattutto di contenuto, di spessore, quindi questa cosa è assolutamente ammirevole. E oggi parleremo di internet, parleremo di social network, parleremo di web, quelli che sono i rischi e le opportunità. Si può dire che il web in qualche modo ha costituito una rivoluzione industriale, ma soprattutto sociale. E la cosa che dico sempre è che il web è praticamente un paradosso, ti dà tanto ma alla fine ti toglie anche tantissimo. E oggi parleremo con due ospiti d'eccezione, ognuno con una sua specificità, e ci racconteranno quelle che sono le loro esperienze, ecco, sarà un dibattito aperto, quindi vi pregherei, se avete voglia, di intervenire se volete con delle domande. Quindi parto subito per finire la premessa e un attimo il contesto di questo pomeriggio con la presentazione, una piccola presentazione degli ospiti. Alla mia sinistra, si può dire, Francesco De Nobili, Digital Marketing Specialist, è docente all'Università di Bologna e in diversi master di alta formazione. Si occupa di ricerca e formazione in ambito digital marketing, accompagnando aziende e imprenditori a comprendere al meglio le opportunità e le insidie del mondo digital. È autore di libri di successo nel settore come SEO Google e strategie di content marketing e, oltre ad essere relatore e divulgatore scientifico, nei più importanti eventi di marketing digitale. E alla mia destra, Daniele Doesn't Matter. Web designer, o meglio, creator e autore, web designer laureato in scienze del design, Daniele Selvitella, è il tuo cognome originario, è uno dei più famosi creator italiani. Grazie al suo canale YouTube, che ha superato, pensate, 1 milione di iscritti, negli anni ha avuto modo di ampliare la sua sfera artistica anche grazie a numerose esperienze in radio, TV e come autore di libri. E oggi è qui proprio in veste di autore con l'ultimo libro che si chiama E buonanotte, storia del ragazzo senza sonno, della Mondadori, e ne parleremo in questa occasione, faremo qualche escursione. E niente, ripeto, il libro poi per chi vuole è nello stand, come diceva Elia, della libreria Ambasciatori. Bene, adesso mi siedo perché inizia un altro capitolo. Iniziamo con Francesco. Francesco, qual è stato il tuo primo approccio con il web? Beh, allora, intanto buon pomeriggio a tutti, visto che c'è una bellissima platea. Allora, per quanto mi riguarda, ormai andiamo un bel po' indietro nel tempo, 20 anni fa, approccio che è nato per una ricerca all'università sulle pubblicazioni universitarie. Quindi una cosa che ai tempi era abbastanza innovativa, iniziare a usare internet per cercare delle informazioni sulle pubblicazioni universitarie che uscivano in cartaceo in realtà. Poi da lì è partito un percorso, appunto, che è arrivato fino ai giorni nostri, quindi, come si dice, piano piano un po' la passione, un po' la curiosità mi ha spinto a mescolare un po', se vogliamo, anche gli studi, diciamo, più tradizionali con quello che è, secondo me, internet, cioè uno strumento che ovviamente va utilizzato come tale, ma che deve avere dietro una serie di magari strategie da un lato, se uno appunto lo vuole utilizzare in maniera strategica per, non so, un'attività lavorativa, oppure anche da un certo punto di vista un'organizzazione, se si vuole magari anche organizzare o veicolare, come è stato per il Festival Francescano, un esempio di successo anche da questo punto di vista. Proprio se si vuole avere un obiettivo, e quindi da questo, diciamo, modo di ragionare possiamo considerare internet come uno strumento. Lo dico sempre perché certe volte si confonde, pensiamo a internet come quella cosa che spingo un bottone e succede tutto. In realtà dietro c'è un mondo che significa anche lavoro per qualcuno, per tanti come noi, e dall'altra parte ci sono, appunto, come detto prima, dei rischi e delle opportunità che vanno sempre considerate quando poi ci mettiamo a utilizzare, appunto, come diciamo, uno strumento.
dalla ricerca, perché Francesco ha iniziato come, diciamo, studioso del web, no? In un certo senso. Invece tu hai cominciato in maniera spontanea, insomma, quando, cioè spontanea nel senso che hai iniziato a fare questi video e poi hanno cominciato a prendere piede, no? E quando hai capito che poteva diventare un business? Allora, questa è una domanda da $1 milione, trovare il momento preciso in cui mi sono reso conto che potesse diventare un business. Diciamo che ha sempre fatto parte del mio lavoro, perché essendo laureato in scienze del design, il web, o meglio la professione del web designer, mi faceva portare la pagnotta a casa, quindi ha sempre fatto parte del mio percorso sia esplorativo che lavorativo. Quando ho scoperto invece YouTube ho detto, ok, questa piattaforma potrebbe permettermi di trasformare un hobby in una professione. L'hobby è quello della comunicazione, come il mio lavoro. La comunicazione su YouTube poteva permettermi di trasmettere i miei messaggi in modo diretto e sfruttarli in questa direzione. Così, un po' per gioco, ma con approccio professionale, ho aperto questo canale che piano piano ha iniziato a ricevere riscontri e pareri positivi dalle persone che hanno cominciato a seguirmi, e quando il tempo dedicato alla costruzione di questi video postati su YouTube ha iniziato a portarmi via tempo dal lavoro, dalla professione per cui ho studiato inizialmente, mi sono reso conto che a tutti gli effetti stava cominciando a diventare il mio lavoro principale. Interessante. Grazie. Allora, l'avvento dei social ha cambiato profondamente le relazioni tra le persone. Quali sono le cose che tu apprezzi di più e quelle che apprezzi meno? Allora, diciamo che io cerco sempre di portare un po' di ottimismo, quindi partiamo dalle cose che apprezzo, perché sennò veramente diventa tutto negativo. Io in quali appartengo? Così. Vero, perché sennò... No, dico in quali appartengo tra le due, giusto tu per... Tu sei sapere... positivissimo. Ah, ok. No, perché se ne parla sempre spesso male, vediamo delle cronache anche su giornali, telegiornali, web. Allora, in realtà... Torniamo al discorso strumento. I social sono uno strumento. Sono uno strumento per condividere qualche cosa, in certi casi, per comunicare, per una comunicazione che non è più monodirezionale, cioè io parlo e poi vediamo, ma è bidirezionale, cioè io parlo e mi arriva un ritorno da chi mi ascolta. Allora, già inteso in questo modo, è anche una grande opportunità. Quindi, intanto, cosa mi piace? Mi piace la possibilità realmente di avere certe volte un dialogo costruttivo, quando è possibile. Purtroppo la parte negativa è che tante volte non è possibile avere un dialogo costruttivo, perché le persone comunque, anche attraverso il social, un po' si nascondono, o meglio, lanciano il sasso e poi tirano dietro magari la mano, quindi sono anche molto più aggressive certe volte, no? Nel modo, nella modalità un po' violenta anche di discussione. Dall'altra parte però ci sono delle grandi opportunità, faccio sempre degli esempi, io amo molto il mondo del volontariato. Ad agosto l'associazione qua di Bologna, AGEOP, che è un'associazione del reparto di oncologia pediatrica del Sant'Orsola di Bologna, avevano finito praticamente le scatole di Lego ad agosto, quindi periodo di ferie, lanciano su Facebook questa richiesta, questo grido, e sono stati letteralmente subissati nel giro di pochi giorni di scatole di Lego, tanto più aziende come Amazon si sono interessate, e quindi questa cosa ha avuto veramente un impatto positivissimo. Cito appunto un esempio positivo. Così si potrebbero utilizzare per tantissime cose. È successo anche con degli eventi spiacevoli come col terremoto, quindi delle catene di aiuti, catene di volontariato. Dobbiamo sempre considerare che è uno strumento. Io lo dico anche da papà, quando è in mano ai nostri figli bisogna comunque avere due occhi di riguardo, non uno, perché come è positivo ha anche una divulgazione fortissima e quindi rischia di essere anche negativo. Su questa cosa secondo me bisognerebbe iniziare molto di più a educare anche a un utilizzo corretto di questi strumenti, perché ormai è un uso quotidiano e se ci pensiamo le ultime statistiche dicono veramente che passiamo praticamente 2 ore al giorno in media sui social o comunque sul web, quindi è un utilizzo che deve essere fatto veramente con cognizione di causa.
come diceva Francesco, cioè ci sono anche delle cose negative, no? Dei commenti negativi che possono venire fuori, e sicuramente tu con più di 1 milione di iscritti ti sei trovato in questa condizione di dover gestire anche commenti sgradevoli. Come ti comporti? Guarda, per un attimo ho temuto che dicessi tu con quella faccia capisco che ricevi un sacco di commenti negativi. Assolutamente. Allora, diciamo che sì, giustamente come è stato detto, sul web ci sono anche aspetti negativi, offre tantissimi aspetti positivi, ma c'è sempre un rovescio della medaglia. Quando ti esponi a tante persone con un lavoro come il mio, dove comunichi alla gente, tutti giustamente hanno la libertà di parola, a volte questa libertà di parola viene fraintesa e abusata, diventando un limite della mia libertà di espressione. Quindi sì, ci sono chiaramente dei commenti negativi, come su tutto l'internet, non solo nel mio caso, però in questi anni che faccio questa professione ho imparato a distinguere due tipi di commenti negativi. Ci sono chiaramente le critiche, perché è giusto e normale che tu non possa piacere a tutti quanti. E queste critiche a volte possono aiutarti a crescere, a migliorare nel tuo lavoro, nel caso in cui, come me, stai facendo una professione sul web, oppure ci sono degli insulti fini a se stessi che non servono assolutamente a niente. Quindi, partendo dal presupposto che difficilmente una persona ti ferma per strada senza conoscerti e ti fa un insulto, quando lo fanno sul web è relativamente la stessa cosa, quindi lasciano un po' il tempo, cioè lasciano il tempo che trova il commento negativo con l'insulto, quindi passo oltre. Cioè, nel senso che non lo cancelli oppure rispondi in maniera educata o altro? Ne rispondo o e ne cancello proprio. Perché nel momento in cui uno apre un tuo video, ti lascia un commento con scritto "sei un cretino", cosa mi serve? E soprattutto, avete già capito qual è il tipo di persona con cui ti stai rapportando. Io sono del parere che se vedo una cosa su internet che non mi piace, a meno che non sia offensiva per l'umanità, se una cosa non mi piace la chiudo e finisce lì. Se una persona perde tempo a doverti dire che sei un cretino per quello che hai fatto, come detto prima, capisci già con che tipo di persona ti stai interfacciando, quindi la cosa migliore è lasciar correre. Bene, questo è un ottimo consiglio a tutti quelli che gestiscono i loro canali social, insomma, perché spesso uno si lascia prendere anche di pancia, no? E quindi risponde in maniera, come dire, così aggressiva e con lo stesso tono, rischiando così di cadere e di andare. Sì, si entra in un meccanismo quando ti senti punto sul vivo, chiaramente la prima reazione è quella di dire "oddio, mi hanno insultato, adesso gliene dico quattro anch'io", però fate quel gioco lì alla fine della fiera. È sempre meglio cercare non di essere più superiori, ma di mettere l'intelligenza su quel tipo di situazione e andare oltre. Il titolo di questo talk è "La vita è tutto un like", no? Da una nota canzone che conosciamo tutti. Cioè, quindi mi viene da dire il like come KPI delle nostre vite, quindi un misuratore. Che valore ha, secondo te, effettivamente questo like? Allora, intanto diciamo che il like, appunto, il mi piace, appunto, per molti può essere quasi un indicatore. A me è capitato, mi capita con le aziende addirittura, fate che sicuramente non è un indicatore corretto per un'azienda, ma purtroppo mi capita anche magari con conoscenti, adolescenti, persone che comunque vivono i social con l'obiettivo di avere, appunto, tanti mi piace, tra virgolette, cioè una conferma continua tutti i giorni che sto facendo bene. Questo è un rischio anche, però, perché altrimenti veramente siamo come se tutte le volte noi facciamo qualche cosa, lo condividiamo e ci aspettiamo una conferma. A livello educativo è molto rischioso questo, perché se poi la conferma non arriva c'è il dramma, cioè oddio, no, ho postato questa foto, è piaciuta poco, allora aspetta che cambio, e si arriva poi anche delle cose certe volte negative. Quindi certe volte, dimmi pure. No, volevo aggiungere una cosa, diciamo che il social in alcuni casi, nei casi negativi, è diventata quasi un'esasperazione della società, perché se ci pensiamo, nel nostro privato tutti quanti ci interfacciamo a casa magari con le persone che vivono con noi, compriamo un nuovo maglione, la prima cosa che chiediamo qual è? Come mi sta? Mi sta bene? Il social va ad esasperare un po' questo modo di fare che fa parte della natura umana.
bisogna anche lì cercare di capire qual è il limite, che cosa condividere o meno e quanto affidarsi alle mani a volte di estranei. Assolutamente d'accordo, anche perché spesso succede che noi ci aspettiamo appunto un risultato che deve essere quello, e se non arriva le persone ci rimangono talmente male che iniziano a distorcere anche l'utilizzo del social stesso. Il problema secondo me è proprio quello, quindi assolutamente è bene anche come è stato detto, portare avanti poi un proprio obiettivo, una propria attività, un proprio modo di porsi in un certo modo. E ovviamente ci sono stati chiamati KPI, parolaccia da marketing, cioè indicatori, diciamo, ci sono degli indicatori che possiamo avere, possiamo tracciare, che possono essere interessanti da analizzare, però rimangono tali e non hanno questo peso così importante appunto nel portare avanti una propria comunicazione che deve essere nostra, sia personale che aziendale ovviamente. È solo che le aziende ragionano molto in termini di fatturati, numeri, quindi sono d'accordo con te che spesso quando mi trovo l'azienda che vuole i 100 mi piace per il posto, 200, quello che è, diventa un problema nel momento in cui non avviene questo. Lì bisognerebbe educare anche le aziende. Brava, su esatto, questo, quello no? Che sto facendo ultimamente è questo, cioè far capire che per un'azienda l'obiettivo primario, ad esempio, rimane il fatturato, attraverso che cosa? Degli strumenti che ci danno indicazione come, che ne so, vendere di più, come far arrivare di più il nostro messaggio, anche per chi fa comunicazione, per chi organizza eventi. L'obiettivo non è il mi piace o i numeri, è far arrivare la persona a venire qui in piazza, ad esempio in questo caso, o comprare un prodotto. Quello che noi utilizziamo è uno strumento, ricordiamocelo sempre, perché oggi stiamo iniziando a dimenticare che questi sono strumenti che fanno parte di un processo che deve avere prima però tutto un approccio, no? E questo sta diventando una cosa che fa perdere un pochettino la bussola sia appunto a chi utilizza i social anche in modo personale sia all'azienda stessa. Qual è secondo te, cioè secondo te, quello che ti riguarda, quindi dovresti saperlo, qual è stato l'elemento di successo che ti ha fatto arrivare a 1 milione di iscritti? Mi viene da dire, sono stati i like nel tuo caso. Diciamo che chiaramente, come possono osservare tutti, la mia incredibile bellezza. Beh, questo è vero, da donna posso dire che sei un bell'uomo, no? Un bel ragazzo, dai. Finché me lo dico da solo posso essere contento, se me lo confermi. Lo devo dire. Torno a casa volando questa sera. E diciamo che nonostante sia una situazione che vivo tutti i giorni, è difficile identificare quale sia la chiave del successo, perché se uno avesse questa informazione l'andrei a vendere e sarei ricchissimo. Non mi sono mai reso conto forse dei traguardi che ho raggiunto, semplicemente perché l'ho sempre intrapresa come la mia carriera, la mia passione ed una crescita costante negli anni. È un po' come chiedere, ti faccio un esempio stupido, ad un barbiere quando è il momento che hai capito di essere diventato il barbiere più importante della tua città, quando ha cominciato ad arrivare più gente. Però è una crescita costante, non è che un giorno si trova con 500 clienti. Certo, però magari che cosa è piaciuto di te, di delle storie che tu racconti? Io insisto su un particolare: quando realizzo video su YouTube o quando un ragazzo magari molto più giovane di me mi chiede come si fa a intraprendere questa carriera, che cosa devo fare. A differenza da quello che magari immaginano molti, la professione dello YouTuber non è solo attaccare una webcam, schiacciare rec e parlare. Certo, ci sono anche questi casi e una parvenza di successo temporaneo per alcune persone, ma io sono più del partito che per fare questo mestiere, come tutti i mestieri, bisogna studiare e continuare a studiare. Forse il motivo della mia fortuna in questo campo è la continua ricerca e non sentirsi mai arrivati da qualche parte, perché il tuo lavoro, non sei mai arrivato da nessuna parte. Quindi mi sono reso conto magari di avere fortuna in questo campo quando ho cominciato a condividere messaggi positivi che potevano essere ascoltati, raccolti e capiti sia da persone più giovani che mi seguono, sia da miei coetanei, sia da magari genitori di alcune persone che mi seguono. Nel momento in cui ti rendi conto di avere una comunicazione pulita, piacevole, positiva, c'è forse un ritorno di positività nei confronti della strada che hai intrapreso.
voglio chiamarla successo perché mi sembra un po' troppo autocelebrativo, però il discorso è quello. Mi viene da dire, l'azienda, la gente ha bisogno di positività, è stanca di sentire notizie brutte. Allora, le notizie brutte fanno parte della vita e ce ne sono. Guarda, colgo questa occasione proprio per parlare di un concetto molto rapidamente, non voglio rubare il tempo a nessuno. No, vai tranquillo. Spesso mi viene detto, hai 1 milione di iscritti, perché non fai informazione, non parli delle tragedie che capitano, non metti a conoscenza della gente di alcuni determinati tipi di argomenti? La mia scelta è completamente diversa rispetto a questo, ovvero voglio fare un certo tipo di comunicazione, voglio anche informare le persone, ma ho scelto la via del comico, della comicità. Ah, per chi non lo sapesse, faccio video comici su YouTube. Ho scelto la via della comicità perché ci sono già i telegiornali, ci sono i giornali, ci sono altre testate molto più documentate di me su determinati argomenti che possono permettersi di parlare di determinati tipi di argomenti. Io ho intrapreso la strada della comicità per regalare 10 minuti di spensieratezza in mezzo alle cose brutte che capitano, quindi in un certo senso anche quella strada lì è un modo per fare comunicazione e dare un messaggio positivo, appunto. Se mi mettessi anch'io ad 1 milione di persone a morbarle con le tragedie che già si conoscono sarebbe un po' pesante forse. Guarda, secondo me hai fatto benissimo, a parte che i risultati si vedono, però vedo anche in giro veramente un bisogno di andare oltre la tragedia, di andare oltre la notizia brutta. Tant'è un segno evidente sono i film di fantascienza, ce ne sono tantissimi in giro, cioè sì. Io non ho mai visti così tanti in giro come è quasi questi ultimi anni. Un bisogno di un'evasione, esatto, dalla realtà di tutti, esatto, i giorni. Esatto, la gente vuole evadere. Francesco, la gente vuole evadere. Tu cosa vuoi fare? Vuoi evadere? Stiamo organizzando un'evasione tra di noi, adesso non ci vedrete più. Effetto a sorpresa. Esatto. Allora, Daniele diceva, ha studiato molto, quindi non è stato poi così casuale, no? Questo studio continuo. Allora mi viene da dire, il mondo del web è in continua evoluzione, no? Quali sono le figure professionali a cui un ragazzo che si approccia a questi temi deve ambire? Beh, allora, diciamo che la cosa giusta l'ha detta Daniele, bisogna studiare molto. E tra l'altro questa è una materia dove la formazione non finisce mai. Cioè l'aggiornamento continuo nel mondo digital è la base. Se uno pensa di fare questo nella vita, sa che dovrà studiare sempre in continuazione, perché appunto è un mondo che si aggiorna continuamente. Quindi questa è già il primo consiglio. Se proprio vi piace, mettetevi nella testa che inizierete a studiare e non finirete mai, che è anche bello secondo me, perché continui a scoprire cose nuove. Le figure professionali adesso ce ne sono tantissime e sempre di più secondo me il futuro vede un approccio, diciamo, un po' più strategico oltre a tecnico. Come ha detto prima Daniele, le cose vanno preparate, quindi sempre di più le aziende hanno capito che non è che si può dire sono su Facebook, sono su Google, sono su YouTube, ma va fatto con uno studio prima, con una strategia ben precisa. Quindi ultimamente devo dire che anche in Italia finalmente si sta muovendo tutto questo fervore anche dal punto di vista delle aziende che cercano persone che non solo sappiano utilizzare al meglio social, web, video, che è dal 2015 che l'hanno dei video, quindi continuano ad essere sempre più forti, nel senso che è proprio un tipo di comunicazione che arriva diretta, ma uno studio che va prima, quindi anche iniziando a mescolare ad esempio delle materie anche più classiche, semiotica ad esempio, ricerca sociale, addirittura adesso si sta facendo molto con il neuromarketing, quindi lo studio anche delle neuroscienze applicate al web, cioè le possibilità sono tantissime, anche delle più mescolate, nel senso che si può anche fare degli studi molto classici e poi applicarli al web. È un momento secondo me dal punto di vista lavorativo incredibile, perché c'è proprio un cambio di mentalità, sia se vogliamo anche organizzativa, che prima o poi arriva, perché molti mi dicono ma in Italia ci mettiamo, sì va bene, ci metteremo 3-4 anni, 5-10, spero di no, facciamo 5, però ormai le cose stanno cambiando, quindi consiglio per chi volesse entrare in questo mondo, le possibilità ci sono, ma come ha detto prima Daniele,
bisogna studiare anche qua, cioè non è che siccome qua è più bello, è divertente, è più creativo, spingo un bottone e sono a posto, anzi la costanza di Daniele è fondamentale, costruire giorno per giorno la nostra professione in questo caso è fondamentale, e quindi anche da questo punto di vista bisogna sempre mettersi nell'ordine di idee che sarà un percorso che andrà fatto giorno dopo giorno, e anche rimanere, crearsi anche una personalità che aiuta a rimanere positivi, cioè anche se le cose vanno male un giorno si continua ad andare avanti, perché appunto è un percorso che è sempre continuo. Si sta costruendo assolutamente questo percorso, perché sì, poi sì, sicuramente uscirà l'università del web, dei social network, o comunque insomma di questo mondo, che avrà un percorso ben preciso, perché adesso è tutto in divenire, insomma. Sì, il fatto c'è che molta... comunque bisogna attingere da più ambiti. Invece poi secondo me si arriverà a un essendo percorso, più molto vasto, cioè esatto, c'è anche, è molto nuovo, perché comunque è un qualcosa di pochi anni, c'è bisogno anche un po' di riorganizzarsi, quindi in questo momento ci sono tante tipologie diverse di formazione, appunto universitaria, privata, però devo dire che la migliore di tutte secondo me alla fine si studia, ma poi si dovrebbe provare poi qualcosa concretamente, un proprio progetto da far partire, perché il bello del web è quello, si può veramente far partire qualche cosa dal nulla, tra virgolette, senza avere chissà che economicamente, e anche questo è molto positivo dal punto di vista sociale. Ovviamente prima bisogna studiare, quindi c'è anche questo discorso importantissimo. E provare sul campo, e questa è una regola che vale sempre esistita e vale anche qui. C'è qualche domanda tra il pubblico? O avete delle risposte? Esatto. Ecco, potete anche... C'è un... allora, un attimo, ecco, il signor... In realtà hanno alzato la mano contemporaneamente, adesso chi ha il diritto? Giocatevela! La morra cinese. Facciamo pari o dispari? Mi chiamo Oreste e faccio una domanda da genitore, ma anche da un utilizzatore convinto dei social network, di queste nuove tecnologie. Quindi non demonizzo, ma cerco di vigilare soprattutto sui figli. Il limite tra un utilizzo sano e la dipendenza è sempre lì in agguato, quindi si può scivolare nella dipendenza. Quindi un consiglio su quali sono gli indicatori, proprio a te Daniele, per poter dire che non siamo in un utilizzo sano, ma c'è già qualche sintomo di dipendenza da queste che sono comunque opportunità, però hanno dei rischi. Ecco, quando è che scatta questa di vigilare in maniera un pochino più forte? Allora, qual è il passo tra la dipendenza e la fruizione giusta? Questa oggi bella tutte domande, eh? Da milioni di dollari, dopo mi date una valigetta e torno a casa. Allora, non so se riuscirò a risponderti in maniera convincente. Io ti posso dire che quando avevo 12 anni, quindi nel 98, è arrivato a casa mia il primo modem 56K, non so se ve lo ricordate, quello che faceva un suono orribile per connettersi a internet, e per tempi tecnici di connessione molto lenta stavo su internet parecchio tempo davanti al computer, e i miei genitori mi dicevano: Daniele, basta stare davanti a sto cazzo di computer, scusate la parolaccia ma sono testuali parole, colpa dei miei, stare davanti a questo computer. E in un certo senso posso dire che avevano ragione da un certo punto di vista e torto da un altro, perché alla fine questa si è trasformata nella mia professione, quindi se io non avessi passato tutto quel tempo non avrei fruito internet in modo da concepirlo e capirlo come modalità di utilizzo per sfruttarlo. Il mio consiglio che posso dare a tutti i genitori è quello di tenere sempre d'occhio i figli quando utilizzano internet, dare dei limiti, o più che dei limiti, stare con loro e cercare di capire che cosa stanno utilizzando e perché stanno spendendo così tanto tempo ad utilizzare una determinata cosa. Quando il genitore è consapevole e capisce qual è il mezzo che sta utilizzando il figlio, lì è ancora più semplice riuscire a capire quali sono i limiti da imporre e quali invece le cose da continuare a lasciargli fare. Per quanto riguarda invece dal punto di vista dei ragazzi che si approcciano alla rete, ad internet,
Secondo me bisogna avere l'occhio critico, come ogni cosa. Un esempio stupido che posso farvi, che però dà un'idea precisa di questo mondo, è il cinema. Tu puoi andare al cinema, sederti e sorbirti una qualsiasi visione e uscire ridendo, oh, ho visto un film bello. Oppure puoi andarci con l'occhio critico e cominciare a giudicare che cosa stai guardando, cercare di capirlo. La stessa cosa la si può portare su internet, quindi sto utilizzando Facebook, non devo essere solo dipendente, non devo condividere ogni cosa. Magari potrebbe essere interessante cercare di capire perché certe persone condividono cose, come posso sfruttarlo al meglio, come potrebbe diventare utile per la mia vita e non soltanto parte di un meccanismo, di un sistema. Quindi il consiglio è essere attenti da entrambe le parti, fruirlo, divertirsi, perché comunque è anche un divertimento, non essere totalmente dipendenti e capire che fuori da internet c'è anche un mondo reale, e invece i genitori non limitarsi a dire no, questo non va bene, ma stare vicino ai figli, cercare di capirli, e a quel punto, quando anche voi capite il motivo del perché un ragazzo sta così tanto davanti al computer, forse capirete come dicevo prima, il modo giusto per porre dei limiti o stargli più vicino. Vuoi aggiungere qualcosa, Francesco? Direi di no, hai detto Brividi. Tutto, bravissimo. Il signore... Questa mi sa di domanda cattiva, non so perché. Allora, io mi chiamo Paolo, vorrei fare una domanda sui limiti al desiderio di condivisione, va bene? Io avrei piacere di condividere su Facebook tutto qui del Festival Francescano, va bene? In modo che più persone possibile potessero fruire e capire cos'è successo qua. Faccio una domanda interessata in particolare. Io ho fotografato una trentina di icone qua alla mostra dell'icona francescana. In base alle leggi che ci sono, le posso mettere su Facebook queste 30 foto, per esempio? Allora, se all'ingresso c'era un cartello con vietato fare foto, no, non le pubblichi. Non l'ho visto. No, se non l'ha visto è meglio andare a controllare, ma se c'era il cartello non le pubblichi. Se non c'è il cartello è liberissimo di condividere l'arte con il mondo. Qual è il limite della condivisione? Che cosa si può o non si può condividere su Facebook? Diciamo che io non avrò mai la risposta a questa domanda, però posso dirvi una cosa. Quello che condividete fa parte della vostra personalità e della vostra linea editoriale. Volenti o nolenti, quello che state pubblicando sul vostro profilo Facebook privato fa parte della vostra linea editoriale. Anche se non scrivete direttamente, ma condividete cose di terzi, notizie, immagini divertenti, vanno a rappresentare la vostra personalità. Sta lì a voi, sta lì dal vostro giudizio, un giorno aprire la vostra pagina Facebook, guardare che cosa avete condiviso con occhio critico e dire ok, se una persona sconosciuta apre questa pagina, le informazioni che ci sono qua sopra mi rappresentano? È questa l'immagine che voglio dare alla gente di me? Se la risposta è sì, state condividendo le cose giuste. Se la risposta è no, bisogna fare un pochettino più d'attenzione. Scusami, adesso ti lascio la parola e me ne sto un po' zitto che sono logorroico. Basta vedere il profilo Facebook di mio padre. A volte mi rendo conto che condivide delle notizie senza verificare magari la fonte. E lui non lo fa assolutamente con cattiveria. Non è né vecchio rincoglionito né giovanissimo mio padre. Però non si rende conto che quello che va a condividere dà un'immagine ben precisa di lui alle persone. E io lì a fare il genitore dietro, no papà, queste cose non si condividono, stai attento, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, fate questo excursus critico sul vostro profilo e cercate di capire se è l'immagine che volete dare di voi. Infatti, volevo dire, qua si parla di web reputation, no? La reputazione che vogliamo avere sul web. Forse il Signore voleva anche dire da un punto di vista del galateo, no? Francesco, quale poteva essere la cosa più giusta? Se condividere 10 post in 10 minuti o nell'arco di 3 giorni? Perché poi c'è anche il rischio di diventare molto noiosi, perché quelli che ti seguono magari hanno 100.000 notifiche che tu stai condividendo lì 300 cose nello stesso momento. Sì, no. Può essere anche questa una forma di strategia, tra virgolette, editoriale personale, quella di differenziare un po' anche quello che postiamo, no? Perché anche questo un pochettino aiuta a farci seguire. Pensiamo appunto, se noi seguiamo uno che tutti i giorni pubblica la stessa cosa, il classico è, no? Buongiorno la mattina, buonanotte la sera. Allora, dopo un po'
dice vabbè, ma questo sempre le solite cose. Conosci mio papà? Vedi? È un tipo di comunicazione tipica di una certa fascia di età, quella del buongiorno e della buonanotte. Però no, è vero, perché in realtà è un modo anche... Pensateci bene, che cos'è in realtà? È parlare con qualcuno. Quindi se uno ti racconta, dice, com'è andato il Festival Francescano? Bello. E ti racconta solo unicamente tutte le icone che ha visto, bello, nella parte dell'icona, però c'è anche altro, no? E quindi si può un pochettino mescolare le cose. In realtà, mondo virtuale e mondo reale, non è che poi sono delle cose così diverse. Cioè, come detto prima, è uno strumento, quindi anche lì variare un pochettino gli argomenti, no? Aiuta ad avere magari delle interazioni e anche un po' spalmarle nel tempo, perché magari anche per come sono i tecnicismi, oggi qualcuno vede una cosa, e siccome stanno tutti postando tutti insieme su questi argomenti, arriva tutta le notizie, no? Degli eventi di questi giorni, fra 20 giorni si sono dimenticati tutti, allora lì magari no, ricordiamolo anche un pochettino dopo per avere magari un ritorno quando non c'è tutta quel overload di informazioni che certe volte è quasi dannoso. Guarda, mi ricorda un po'... Vi ricordate quando c'erano le vecchie macchine fotografiche con il rullino? Si andava in vacanza, si scattavano un centinaio di foto e poi obbligavi i parenti a venire a casa tua a guardare le foto della tua vacanza, che non fregava niente, tu dovevi star lì a guardare queste cose. Ecco, su Facebook si è ampliata questa cosa, quindi obblighi le persone a guardare tutto il tuo album fotografico. Anche lì è un aiuto a pensare a quanto, tornando al discorso di Francesco, quanto puoi annoiare una persona su un determinato tipo di argomento o di informazione di cui stanno già parlando tutti. Posso? Scusa. Grazie. No, ma scherzo. No, allora, mi veniva in mente questa cosa, no? Tu sei molto, cioè sei sul web, no? Quindi questa cosa che è venuta fuori, questo libro, un romanzo poi, che è diverso dai libri scorsi che hai scritto, che erano un po' dei manuali di comportamento rispetto ad un determinato strumento sul web. Come nasce? Da che bisogno hai avuto di scrivere un romanzo che poi è anche per alcuni versi autobiografico? O sbaglio? Relativamente sì. Allora, immaginate, se ho parlato tanto per domande che non mi riguardavano, immaginate ora che vi parlo del romanzo. Francesco, aiutami a fermarlo. Ti blocco. Momento giusto, blocco. No, sarò rapido e conciso. A differenza del web, come si diceva, il web è un dialogo con le persone. Nel mio caso produco video, quindi la gente li guarda, li commenta, scrive in tempo reale che cosa gli piace, cosa non gli piace e via dicendo. C'è questo scambio di opinioni rapido. L'opportunità di scrivere un romanzo invece è un viaggio interiore che fai con te stesso, dove analizzi percorsi che hai fatto nella vita, crei situazioni e storie che non per forza appartengono alla realtà di tuo. Per quanto riguarda il lato biografico, c'è magari la mia esperienza che ho trasmesso ai personaggi inventati di questo racconto, e hai la possibilità di fare un dialogo con te stesso, un percorso interiore dove crei delle situazioni, dei mondi, delle storie, delle evoluzioni di trame, di personaggi. Poi lo condividi, infine, quando hai finito di fare il tuo monologo, con il mondo, e a quel punto la gente, se avrà voglia di leggerlo, ti ascolta dall'inizio alla fine, non c'è l'interazione in tempo reale di internet. Una volta che ha finito di ascoltare il tuo monologo, forse potranno arrivare le impressioni e a quel punto l'interazione, però era l'esigenza di fare un passo indietro e comunicare un pensiero mio dall'inizio alla fine, e di far immergere una persona nel mondo che ho creato. Una visione un po' intimista, no? Mi viene esattamente, da dire. Sì. Avevi bisogno di confidarti. Confidarmi è magari far emozionare tramite le emozioni che ho provato io scrivendo questo romanzo. Non ci puoi fare nessuno spoiler? È la cosa più bella che potreste leggere, no. Beh, tratto un argomento molto particolare che credo che ci unisca a tutti quanti: la mancanza di tempo. Luca, il protagonista del mio romanzo, reputa la notte una grandissima perdita di tempo. Fa un rapido calcolo dove emerge che passiamo 8 ore ogni giorno a dormire. Sommando tutte queste ore, viene fuori che viviamo una vita media di 53 anni, tolte appunto le ore di sonno. Quindi viviamo teoricamente come le persone del Medioevo. Luca è
innervosito da questa situazione e vuole trovare un modo per poter smettere di dormire senza patire gli effetti della stanchezza. Ci riesce e da lì si sviluppa questa storia. Quindi, se volete il segreto per essere più produttivi, sapete cosa dovete fare. Bene. Grazie. Grazie, ci voleva un applauso, non ne avete fatto neanche uno. Forza, su. Forza, ho parlato come una macchinetta, ci credo che non, sono tutti rintronati ormai. Allora, Francesco, invece da te volevo sapere, cosa consiglieresti ad un ragazzo che vuole intraprendere la, l'attività nel mondo del digitale? Tre consigli. Cinque, ecco, dai, facciamo studia. Cinque. No, poi l'abbiamo detto prima. Sicuramente uno studio, perché è fondamentale. Abbiamo detto, è un esempio Daniele, però è così. Nessuno spinge veramente nessun bottone magico. Non esiste, mi dispiace, ma non c'è. Non l'hanno ancora inventato, almeno. Quindi da un lato lo studio appunto di tante discipline diverse anche, perché appunto queste sono, secondo me, il plus per il futuro. Perché sai, mi viene da dire, no? Uno finisce, tipo... Uno finisce la scuola superiore, no? Esatto. Da dove inizia? Cioè, tu dici studio, però anche su questo versante c'è veramente una marea di offerta, spesso anche, diciamo, non qualitativamente buona. Se voglio fare la sociologa, prendo l'università e faccio sociologia. In questo caso, dove mi butto? Cioè, dei corsi certificati, insomma, qualche consiglio su... Anche beh, su allora, questo. A livello universitario sicuramente, vabbè, poi gioco in casa, quindi le discipline comunicative, quindi la tanto discussa scienza della comunicazione, oppure anche le discipline di marketing da un lato, anche quelle legate al mondo del design, tra l'altro qua a Bologna adesso abbiamo anche un nuovo percorso, possono aiutare perché avvicinano appunto con un approccio ancora un po' tradizionale e già un po' innovativo a questo mondo. Quindi l'idea è quella di partire comunque da questo tipo di formazione, ma la cosa più importante sarebbe quella di far partire da subito, anche mentre si studia, un progetto personale, un progetto legato alle proprie passioni, perché questa è una cosa che aiuta a trovare anche un metodo di lavoro, aiuta a rimanere costanti, perché appunto una cosa che appassiona te la fa fare tutti i giorni senza avere, tra virgolette, la fatica, o comunque fatichi di meno. E oggi il web offre questo ancora gratuitamente, lo sto dicendo perché ancora è gratuito molte cose, o comunque costano veramente poco creare un sito, portare avanti un'attività sui social. Purtroppo lo possiamo dire oggi, 2017, io non so se fra 10 anni possiamo dire la stessa cosa, perché molti strumenti stanno iniziando a diventare a pagamento. Quindi ancora oggi la possibilità è quella veramente di portare una passione con dietro uno studio attento, con dietro un'organizzazione, e perché no, portare avanti un proprio progetto partendo anche da una cosa che magari non c'entra niente. Io ho degli studenti che hanno fatto dei progetti di sito, di blog, cose così, che sono partiti dalle loro passioni. A uno piaceva il calcio e alla fine è diventato a fare addirittura lo scouting per una squadra professionistica. A un'altra gli piaceva tutto il mondo della bigiotteria, faceva lei dei gioielli e da lì è partita con tutta una storia adesso importante con diverse aziende. Quindi veramente può partire anche dall'uncinetto, tra virgolette, un altro caso, da qualsiasi cosa. L'importante è lavorare tutti i giorni con questi strumenti e sperimentare in continuazione, perché il bello del web è anche quello, che le cose non sono finte, non si sa che numeri strani, parlavamo prima di numeri, possiamo verificare tutti i giorni che tipo di numeri sono e quindi migliorarci giorno dopo giorno. Invece Daniele, tu hai una grossa responsabilità, no? Sei, hai una grande fetta di pubblico a cui parlare, quindi hai la capacità di influenzare questa fetta di pubblico. Come ti senti in questo ruolo di influencer? Allora, più che la capacità di influenzare, mi sento di avere una responsabilità nei confronti dei contenuti che vado a produrre e nei confronti delle persone che mi seguono. Come detto prima, questa responsabilità mi spinge a produrre cose che siano gradevoli per lo spettatore, con un messaggio positivo e soprattutto, in alcuni casi, cercando anche di promuovere un determinato tipo di informazione.
Quindi per me questo essere un influencer, non tanto dire alla gente che cosa deve fare, ma cercare di trasmettere della positività e una voglia di ricerca del positivo e dell'informazione stessa. Ci sono domande? Siete in tanti qua, non riesco. Ok. Bene. E allora, Francesco, tu invece cosa pensi di scrivere? Quale sarà il tuo prossimo libro, visto che mi accennavi qualcosa su questo? Ma dai, adesso è una cosa molto molto tecnica, no, a parte gli scherzi, no, parlerò comunque... Visto che ci sono dei ragazzi che magari devono studiare, quindi... Mi occupo di digital marketing e quindi... Per forza di cose il prossimo libro tratterà proprio di questo modo di promuoversi, diciamo, online e attraverso i tanti strumenti. Oggi abbiamo parlato di social, che è una piccola parte in realtà dei tanti strumenti che abbiamo a disposizione oggi. Quindi sarà appunto un progetto di digital marketing integrato, si chiama, proprio perché oramai tutte le possibilità che abbiamo da questi strumenti tecnologici da un lato, online dall'altro, gli smartphone che utilizziamo praticamente tutti i giorni sono realmente un'estensione delle nostre mani, ci permettono da un lato di essere sempre aggiornati, ma dall'altra parte anche di poter promuovere qualsiasi tipo di servizio da un lato, evento o ovviamente prodotto. La cosa interessante è che sto vedendo anche con delle ricerche, con delle aziende partner anche negli Stati Uniti, che sempre di più questa cosa deve essere vista in maniera integrata, cioè non pensare solo al social, solo al video, solo al web, ma proprio a 360 gradi, perché tra l'altro l'online da una parte e l'offline, cioè la vita di tutti i giorni, creare poi degli eventi dove incontri le persone, sono due cose, due mondi che devono sempre stare insieme. Certe volte spesso si dimentica chi fa questo lavoro che è tutto online. No, in realtà è fondamentale poi fermarsi con le persone che magari ti seguono, incontrarle, parlare con loro, e stessa cosa sta succedendo per le aziende. Quindi anche a livello aziendale ormai è una cosa che sta portando una vera rivoluzione anche per i processi produttivi e deve essere sfruttata, ma in maniera appunto organica e integrata, cosa che non è ancora stata fatta bene, perché ci sono degli spunti interessanti, ma non è ancora entrata così forte soprattutto in Italia, e quindi parlerò di questo approccio che sta iniziando invece con alcune aziende partner a diventare realmente efficace, e quindi sarà, spero e credo, il presente futuro un po' di questa nuova modalità di promozione anche della comunicazione online, diciamo appunto digital, perché già iniziamo a parlare così, perché con digital consideriamo non solo web e social, ma anche i dispositivi che abbiamo a disposizione, gli smartphone e tutte le tecnologie che stanno sempre di più rivoluzionando la vita di tutti i giorni ormai. Ecco, lui potrebbe essere l'insegnante dei vostri figli o dei ragazzi che intendono intraprendere questa carriera. Invece volevo sapere da te, no? Tu fai lo storyteller, cioè perché hai veramente diverse, sei multitasking, diciamo, da un punto di vista proprio di definizione, no? Della tua qualifica. Racconti delle storie sul web che e trae ispirazione dalla vita. Sì. Quale sarebbe la trama della parodia della tua vita, insomma, della storia della tua vita? Cioè come la racconteresti la tua storia, la tua parodia? La mia storia comincerebbe da mia nonna, nel senso, ho cercato in tutti i modi di metterle il bastone tra le ruote, cercando di farle capire che lavoro stia facendo. Quindi la storia della mia vita sarebbe raccontata da mia nonna, perché iniziando come web designer ormai abbiamo più o meno tutti capito di che cosa si tratta, però immaginate questa povera signora di 95 anni che ha fatto una fatica incredibile, ci ha messo 15 anni a cercare di capire che cosa sia internet e cosa voglia dire costruire un sito internet. Quando finalmente l'ha capito, ho deciso di fare lo youtuber, che è una cosa ancora di un altro pianeta rispetto al web designer. Esatto, quindi la parodia della mia vita è esattamente questo: cercare di mettere in difficoltà mia nonna e metterla alla prova per vedere se riesce a starmi dietro. In un certo senso cerco di mantenerla giovane e attiva. Fantastico. Bene, direi che siamo arrivati alla fine. Se non ci sono delle domande, io vi ringrazio gli ospiti, a cui farei un grande applauso così conclusivo di questa serata, di questo pomeriggio. Un applauso anche per Dora, che ha mandato avanti. Grazie.
Grazie.